giorno 4, oggi è il giorno di Nanni Moretti, che ovviamente in Italia abbiamo già visto abbondantemente, insomma abbiamo visto che ha avuto anche un discreto successo. La curiosità è di capire come sarà accolto dalla stampa internazionale e in particolare poi da quella francese, che insomma ritiene Moretti quasi un loro regista. Sì, no, il loro più grande autore. No, preciso, quasi una scoperta loro, sì, no? D'altronde sì, Cannes, sì. Si sa, è così con Moretti. Tra gli appuntamenti della giornata c'è anche un fuori concorso interessante, molto atteso, il documentario su Amy Winehouse. Poi dopo un paio di interessanti appuntamenti con un certain regà, stasera sarà la volta di uno dei film più attesi della competizione, Carol di Todd Haynes, con un nuovo ruolo da Oscar per Sua Maestà Kate Blanchett. Ti diverso, dai, rompi almeno un tuo schema. Uno su 200. Tu non dire stop! Tra il meglio di oggi sicuramente c'è Nanni Moretti, che noi ovviamente abbiamo già visto, avevamo già recensito quando è arrivato in Italia, perché ricordiamo che il film è arrivato in Italia un mese prima praticamente, come già era successo in passato con i film di Moretti. Ma la notizia molto positiva per noi, anche se non avevamo grossi dubbi, è che l'accoglienza è stata fantastica. In sala ci sono stati, nella proiezione stampa ci sono stati tanti applausi e insomma Moretti sembra davvero aver convinto tutti. In più sappiamo che John Turturro, che è uno dei grandi protagonisti di questo film, soprattutto le scene più divertenti, è amatissimo, è proprio un attore feticcio dei fratelli Coen, che qui sono presidente della giuria. Insomma, ci sembra quantomeno opportuno per il momento sperare che non sia passato inosservato, che non passerà inosservato alla giuria e quindi anche nel palmarès. Allora, siamo per fortuna a fine giornata, perché è stata una giornata assolutamente da dimenticare. È lunga. Sì, lunga. Molto lunga. Tante file. Tante file. Infruttuose. Quindi direi solo file. Solo file. Solo file. Ed è questo che rende questa giornata particolarmente spiacevole, perché di solito quando uno torna a casa da una giornata brutta di festival perché ha visto brutti film, sì. Quest'anno purtroppo siamo andati oltre. Queste sono state brutte file. Oggi. Brutte file. Nel senso, molto corpose, lunghe e poi... Luca poverino, il primo anno di Cannes, e sta pensando che è sempre così. Invece, non so se è meglio o peggio a questo punto, purtroppo quest'anno sta succedendo qualcosa che negli altri anni non è successo. Le file sono una caratteristica di Cannes, però fai le file e vedi film. Invece quest'anno, in quattro giorni, già ci è successo più volte di aver perso i film. E mi è appena successo, ed è il motivo per cui ci siamo dati proprio a bere e basta, e mi è appena successo che ho fatto 4 ore di fila per lo stesso film, per 2 proiezioni, e comunque non sono riuscito a vederlo. In tanti anni di Cannes non mi era mai successo. La parola del film era Carol. Il film è Carol di Haynes, e non ci siamo riusciti ancora. Ecco, c'è ci sono i cori, loro probabilmente sono entrati. Esatto, sono festeggiando. Noi purtroppo niente coletto, continuiamo a bere piuttosto. Capita che esci dal ristorante dopo un'ottima cenetta e incontri sulla Rue d'Antibes. My colleague Peter was shooting a video for the Italian audience. Thank you very much. Okay, thank you. Grazie. Grazie. Finalmente è la sala più grande del complesso del Palais, la Grand Théâtre Lumière. Come vedete è una sala all'avanguardia che ospita non so esattamente quanti spettatori, ma siamo appunto nell'ordine delle diverse migliaia. E questa è la sala dove si tengono tutte le premiere più importanti.